Un giubilo generale tinto di orgoglio latino. La notizia della distensione tra Cuba e Stati Uniti è arrivata ai leader del Sud America alla 47esima sessione del Mercosur, il mercato comune del continente. La padrona di casa, la presidente argentina Fernandez, esalta la dignità del governo cubano e invoca la fine dell'embargo. Ma più ancora il collega venezuelano Maduro ad esultare, parlando di una vittoria di Fidel Castro del popolo cubano. La soddisfazione si è estesa dal Messico al Brasile. Il presidente peruviano Humala ha parlato di un momento chiave citando il «Siamo tutti americani» di Obama, mentre Evo Morales dalla Bolivia ha sottolineato come siamo di fronte non a una concessione degli Stati Uniti, ma al corso della storia. Parole che non saranno state ben accolte negli ambienti ostili a Obama. In prima fila c'è il senatore repubblicano Marco Rubio, di origine cubana, che ha detto chiaramente: la Casa Bianca ha concesso tutto e non ha incassato nulla, nessun impegno sui temi della libertà di stampa o sulla transizione democratica. Sulla stessa lunghezza d'onda il sindaco di Miami, metropoli di rimpettaia di Cuba e con una vastissima comunità di esuli, che ha ricordato come quello dei Castro resti un regime terrorista secondo gli standard del Dipartimento di Stato. Ma l'opinione pubblica della sua città si è divisa, chi accusa il presidente di essersi letteralmente calato le braghe e chi si aspetta ora un'ondata di libertà sull'isola. Già, è l'isola che dice, si respira un clima di attesa ed euforia. Eliezer, voce del dissenso al regime, ricorda che il successo del cambiamento dipenderà dal grado di coinvolgimento e consapevolezza della gente nel dare nuovo corso al paese. Mentre Ivo legge la situazione con saggezza, è giusto così, per noi e per loro, così ognuno scoprirà il sistema di vita dell'altro. E poi c'è la Chiesa, che continuerà ad accompagnare un popolo amato, come dimostra l'impegno per arrivare a questo disgelo. È stato un intervento incredibile, molto discreto, molto semplice, allo stile del Santo Padre, ma un intervento decisivo. C'è la gioia di tutto il popolo perché ieri c'è stata una giornata molto importante nella storia del paese. Si apre un nuovo cammino per il futuro del popolo cubano. Mi sembra che è stato un regalo di Natale che abbiamo ricevuto un po' prima dell'arrivo della festa della nascita del nostro Signore.